Non c'è un limite massimo. E mi sorprende che lei, quando ha detto la Lega può presentarne solo 6, intanto non ha nemmeno attivato dei precedenti che addirittura hanno triplicato il numero di emendamenti minimo. Ma non solo. Lei, quando c'è stata ad applicare la tagliola, non ha proferito, non ha avuto problemi ad attivare un precedente in quest'Aula. Quando invece la Lega chiede di discutere 15 emendamenti, non 15.000, 15 emendamenti per lei precedente sacro, però il precedente l'ha fatto bene con la tagliola. E concludo, Presidente, visto che prima, e sfrutto l'occasione così da non farle perdere tempo, visto che per lei è prezioso su questo argomento e visto come ha sfruttato bene la sua presidenza e l'oggettività della sua presidenza, che prima non ha avuto neanche la forza di darmi una risposta sulle mie contestazioni da regolamento, e perlomeno non pretendo che lei mi dia ragione, ma perlomeno mi dia una motivazione. Per quello che è un altro punto, perché proprio quello che lei ha citato, lei ha detto che ha applicato questo regolamento per l'ultimo periodo del comma 8 articolo 85, e adesso le cito l'altro punto. Peccato che l'articolo 85 bis al comma 4 dice che l'ultimo periodo non si applica per i provvedimenti previsti dall'articolo 24,12, ovvero, e glielo leggo, lei non può applicare l'ultimo periodo perché l'articolo 24,12 prevede che non si possa applicare l'ultimo periodo per i provvedimenti riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti nella prima parte della Costituzione. Stiamo parlando di cittadinanza! L'ha detto perfino il collega Lattuga nel difendere la pregiudiziale contro la nostra pregiudiziale, che questo provvedimento riguarda la prima parte della Costituzione previsto alla cittadinanza, e adesso lei applica un periodo che non può applicare da regolamento. Non vale, il gioco deve essere uguale per tutti, non esiste che la Presidenza abbia dei giochi diversi per la maggioranza e un altro per l'opposizione. Allora, va bene, detto questo, siccome si tratta di provvedimenti di eccezionale rilevanza e questo la Presidenza non ritiene che sia di eccezionale rilevanza, quindi adesso procediamo, consentite a quest'Aula di procedere. Allora, deputato Guidesi, la richiamo all'ordine, deputato Fedriga, all'ordine, deputato Pini, la richiamo all'ordine, deputato... Come si chiama quello dietro? Come... Allora... Ci consentite di continuare? Bene, allora richiamo all'ordine un'altra volta il deputato Guidesi, il deputato Simonetti, il deputato Borghese, il deputato Moltemmi, il deputato Caparini, il deputato Giorgetti. Allora, se voi continuate così mi obbligate a espellervi da quest'Aula. Voi dovete rispettare i lavori di quest'Aula. Non è in que... Allora, per favore, non costringetemi a espellervi. Allora, deputato Fedriga, lei è capogruppo. La invito a uscire da quest'Aula. La invito a uscire da quest'Aula. Esca da quest'Aula. Esca da quest'Aula. Deputato Simonetti, va bene. Allora, sospendiamo i lavori. La seduta è sospesa.